Tecchia si mette subito in evidenza per la generosità, nonché la sua resistenza, perché lui era la resistenza di un contadino, di una persona che veniva dalla fatica, un caricatore di sabbia con la palla instancabile, andavano nei fiumi. Si racconta che portasse sua mamma sulla canna della bicicletta, la portava fino a casa a quei tempi, Ottavio. Tutta questa sua forza lui l'ha messa anche nel pedalare, la sua determinazione. In Francia, addirittura il primo anno, pure se correndo con i Pellissier, è arrivato secondo al Tour. E siamo nel 1923. E quindi è un successo, è già una cosa bella per lui stesso, per la sua famiglia, per i nipoti, perché pare che aiutasse tutti quando portava dei soldi. Il direttore sportivo si accorge che lui è bravo, aiuta lui per farlo vincere, perché comunque sempre era un automoto che vinceva. E quindi è stato un successo ancora più grande. L'anno seguente ancora, Bottecchia quindi fa secondo e poi vince addirittura due Tour de France. Due Tour de France che nessun italiano è mai riuscito a farlo prima. E questo porta Bottecchia i soldi, quindi viene già casaggiato, costruisce una casa, aiuta tutti i familiari. E poi si porta a correre con lui anche un certo Alfonso Piccini, che era anche lui di San Martino di Colomberto, proprio addirittura corso con lui quando ha vinto il secondo tour. Di questo Bottecchia, che è stata una persona, direi, di una tenacia incredibile, poi io, le foto che ho visto di lui, i racconti, mi hanno parlato di una persona magra dalla fatica, stancato dagli sfinimenti delle corse. Poi non si parla più, perché arriva in Italia e fa ancora il tour l'anno dopo, arriva in Italia non corre più, fa il tour l'anno dopo, ha corso pochissimo quanto pare, e si ritira al tour dopo la 10ª tappa. E quindi pare chiuso il suo capitolo.